Ciao a tutti, oggi ci occupiamo di registrare il nostro prodotto Presonus. Andiamo sul nostro account, clicchiamo su registra il prodotto, inseriamo la data di acquisto, dopodiché aggiungiamo il numero di serie che troviamo all'interno delle confezioni. Automaticamente verrà aggiunto al nostro account il prodotto acquistato, in questo caso il Fatherport 16. Ci verrà immediatamente notificata la possibilità di fare un upgrade del firmware. Il software a corredo in questo caso è Studio One Artist 3, ma procediamo subito al download dell'installer dei driver, in questo caso Universal Control. Una volta scaricato, lanciamo l'installer e procediamo con l'installazione del driver. All'interno troviamo tutta la lista delle apparecchiature compatibili. Lasciamo tutto selezionato ed installiamo. Una volta all'interno di applicazioni troveremo il pannello di controllo Universal Control. In questo caso ho collegato sia la Fireport 16 che lo Studio 192 Mobile. Immediatamente Universal Control mi notifica la possibilità di fare un aggiornamento del firmware del Fatherport 16. L'aggiornamento richiede circa 4 minuti o anche più, dipende dalla connessione. Ricordiamoci che per farlo il Fatherport o lo Studio One 192 devono essere collegati. Una volta collegato ci verrà chiesto di riavviare la periferica e saremo pronti per l'utilizzo di Fatherport 16.